di mattina, e sappiamo anche che noi vediamo le foto con il sole, ma sappiamo invece che a quell'ora c'era nebbia e probabilmente anche pioggia in Argentina. Sì. Ecco, ma sì, perché qui siamo molto freddo in questo momento, qui siamo vicini all'inverno, no? Come certo. Si dice, è una strada molto che ha... io sono stato lì la settimana scorsa, è una strada molto difficile per chi non la conosce, quella, la strada numero 36, no? Che va da Rio Cuarto a Coronel Baigorria. Coronel Baigorria è il paesino dove abita Ugo. Loro erano a Rio Cuarto, che è la città più grande di quella zona, stavano tornando verso Baigorria. L'incidente è stato più o meno, come tu hai detto, verso le 6:15 del mattino. Non sappiamo ancora tutti i dettagli, ovvio, perché si deve fare un'investigazione, una ricerca per sapere bene tutto come è accaduto, ma non posso dire di più perché io sono a Buenos Aires adesso, sto andando per Rio Cuarto questa sera. Allora Sergio, grazie, ringraziamo anche calcionapoli24.it che ci ha dato il numero di telefono di Sergio Castiglio, lo zio di Ugo Campagnaro, naturalmente nel dolore per la morte di tre persone che sono morte in questo terribile incidente stradale c'è il sollievo per le buone condizioni del difensore della Napoli, come testimoniato appunto adesso da suo zio. Grazie Sergio. Un abbraccio e vorrei tranquillizzare tutto il mondo e dire anche di più che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurenti, anche il direttore sportivo, il signor Vigor, hanno parlato con la famiglia di Ugo per essere vicini in questo duro momento che sta vivendo il Campagnaro, no? Certo. Grazie.